Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di e come mai c'è Giovanna qui di fianco a Perché me c'è oggi? bisogno che ci sia una spiegazione per questa Oggi domanda? si è intrufolata. Perché si è intrufolata? Perché andiamo a spacchettare un calendario. Vi sembrerà strano, però è un calendario, Ormai quindi ci avviciniamo a Natale, quindi è credo sia arrivato il momento di iniziare di nuovo la nostra rubrica dei calendari. Mancano pochi mesi, quindi il infatti primo calendario che spacchettiamo sarà non si dice quello. ancora perché ho prima un messaggio importante per voi. Va bene. Comunque, spacchetteremo davvero un calendario, ma è un calendario di San Valentino. Allora, vi volevo ricordare, ragazze, perché ogni tanto sapete che io ve ne parlo, di Anna Luisa Gerli. I gioielli di Anna Luisa è un'azienda newyorkese che produce gioielli prodotti dagli stessi gioiellieri di Louis Vuitton e Tiffany, però a dei prezzi veramente molto più abbordabili. Sono dei gioielli fantastici, vi durano del tempo. Oltretutto, quando vengono prodotti emettendo lo 0% di carbonio, ciò significa che non vanno ad inquinare l'ambiente. Utilizzano soltanto oro riciclato al 100%. Io ve li mostro spessissimo, sapete che per la maggior parte indosso solo quelli perché li adoro. Come anche in questo caso, questa collana, questi orecchini e questo bracciale sono veramente molto molto fine. Li ritengo veramente elegantissimi e sono molto belli. Magari ve li faccio vedere più da vicino. Poi li potete abbinare come più vi piace, sia con l'elegante, con lo sportivo. E vi volevo dire che nell'occasione appunto di San Valentino, fino al 10 febbraio potete approfittare del 40% di sconto entrando con il mio link che vi lascio sempre giù in descrizione. Quindi andate a dare un'occhiata, mi raccomando. E niente, questo era quello che vi volevo dire e adesso passiamo allo Mi ero spacchettamento. incantata a guardare così mentre tu stavi parlando e poi mi sono detto, oh, ma se stiamo facendo un video, mio Dio, fammi guardare la telecamera. Adesso Allora, spacchettiamo Giovanna mi spacchetto. Come si pronuncia? la Nuit Lani. Trésor di Lancôme. Bellissimo. Ok, io non ho capito come si apre. Forse sì. Ok, ci vediamo tra poco. Allora, mi devono dare proprio un diploma, veramente, perché guardate qui, è facilissima l'apertura, cioè in pratica porta la linguetta e si apre il calendario. Oh mio Molto Dio. bello! Sono 14 caselle, ciò significa che dovrei iniziare ad aprirlo dal 1° febbraio, stavo dicendo dal 1° dicembre. Dal No. 1° febbraio è un regalo che mi ha fatto mio marito, quindi niente, perciò dico Giovanna si è intrufolata. Però te l'ha fatto Sì, certo, è per San Valentino. papà? Buah, io non lo sapevo neanche. Perciò adesso pretende il regalo da me, ha detto io ti ho regalato il calendario, tu cosa mi regali? Comunque oggi ho i capelli un po' afro. Afro? Sì, sono leggermente afro, Mm. no? No? La prima casella. Allora. No, Perché così? No, voglio capire. cioè sì, però, cioè, nel senso, gli afro non ce l'hanno proprio così. Beh, certo, loro ce l'hanno molto più pomposi, questi sono più. Vabbè, però lo stile è Apriamo quello. la prima casella. Chi la apre, la apro io, va bene. Allora, I love your scent. Adoro il tuo profumo. Ok, Amo il quindi. profumo. È un profumo. Questo me lo tengo, na 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 Ma è na na. mio il regalo, Giovanni. Ah, è bello! No, accidenti, troppo E bellino! quale profumo è? Eccolo qua. J'aime ton parfum, però non c'è la. Il Comunque, profumo. se tu come. Ah, è la Nuit Trésor. Cioè, la marca del profumo, guarda un po'. Ah, comunque sotto i commenti voglio sapere la vostra opinione Più che? quando tu hai un'opinione.
la vostra opinione più sincera, cioè che con la frangetta sono ancora più figa di prima, la vostra opinione sincera. Sincera, mi raccomando, siate sincere giù nei commenti a dire che è figa, perché se no... Comunque, ok, questa è una... È una mini size. Sì, ma vogliamo spruzzare? Cioè, siamo qua a guardarcelo, va bene, però... Madonna, io mi sono spaccata. Com'è? È odore da qua, direttamente. No, è buonissimo. Sa di... No, non ti piace? No, è troppo forte, però quando... È buono, poi quando sfuma. È troppo... Lo sapete il problema che ho con i video. Ok. Sì, sappiamo. Numero 2, eccola qui. Puoi reggere, Giovanna? Sì. Grazie. Comunque è triste, perché mi vedono solamente il... Il mese di novembre-dicembre. Ah, dobbiamo creare una rubrica dove ci... Una rubrica? Una rubrica dove ci sei anche tu. Idee, magari. Perché noi non ne abbiamo più. Ormai la pizza challenge e la chubby bunny challenge sono diventate troppo vecchie. Comunque, ecco qui la seconda scatolina. E troviamo... Una crema da notte rigenerante ed illuminante. Ovviamente è una travel size da 15 ml. Io non vi ho... Giovanna, mettiti dietro di me così metti a fuoco. Non vi ho detto che in pratica questo calendario costa 85 euro. Io l'ho preso sul sito proprio. Papà l'ha preso. Vabbè, l'ho ordinato io. Ah, ok. Tu hai già sborsato i soldi, ah, però vabbè. L'ho ordinato io, ok. Numero 3. Che cos'è? Dobbiamo reclamare, ragazzi. Dobbiamo dire che devono fare più calendari anche durante l'anno. È una... Sarà una... No, è un tonico. Un tonico, sì. Mm-hmm. Tunic. Tunic. Ah, vero, ma l'ho detto bene. Beh, avevo capito, ma è romano. Oh, no. Ok, oggi sono un po' drogata, vai. Ma quando l'ha detto il romano? Non lo so, avevo capito così. Vai dietro di me. Anche io devo andare dietro di me. Ok, okay, l'avete visto, basta. Da quanto? È da 50 ml. Tonic Comfort. Non l'ho mai provato. Tonic Comfort. È una lozione reidratante e confortevole, che contiene... Confortevole, perché è San Valentino, alcuni di voi saranno di sicuro single, no? E allora confortante perché... Vi conforterà. Comunque contiene olio di... e poi adesso ho sbagliato di nuovo. Miele di acacia. Ah, che super nutriente. Ok, numero 4. Tu? Io. Sì. Già sta cascando tutto. Io lo appoggerei qui sopra. C'è il microfono. Lascialo qui. Allora, numero 4, eccola. Comunque tutto rosso, molto molto bello. Volevo dire natalizio. Je t'aime au naturel. Cioè, ti amo al naturale. Mm-hmm. Quindi in pratica ci andiamo a struccare. Questo lo utilizzo, è il bifasico ed è fantastico. Io lo trovo veramente, veramente ottimo. Lo utilizzo da tanto tempo, ho sia la full size. Adesso quando sono partita mi sono portata proprio la travel size perché è comodissima proprio da portarla in viaggio. Questa è una volta size praticamente? No, dura tanto perché tu lo utilizzi per gli occhi, per struccare gli occhi. Non lo utilizzi su tutto il viso. Babbo, ok. Comunque, quando mi dura lo shampoo praticamente, vabbè, te lo shampoo dura un giorno. Ah, non è vero. No, vai. Numero 5. Numero 5 c'è scritto: mamma traduce il francese, io traduco in inglese. Genifique in inglese. Genifique. About io you. Sono genifique verso i tuoi confronti. Che significa genifique? Io già avrò, cioè, più o meno ho capito quello che c'è all'interno. Che significa? Andiamo a vedere genifique cosa significa. Significa io sono genico di te. Va bene.
Va bene, non sei innamorato, sei igienico. Questo significa igienico. È una crema per anti-aging, mi pare. Accattivare la tua preda. Accattivare la tua preda. Accattivare la tua gioventù, la tua giovinezza. Crema attivatrice, no, accattivare, attivatrice di giovinezza. Ma è francese? Sopra è francese e sotto è in inglese. Activating, io avevo capito. Vabbè, vai, prendo. Ok, abbiamo perso già troppo tempo. Numero 6. Ma la 3 l'abbiamo saltata. No, vabbè, ma facciamo sempre questo. Ma non si può. Dai, era la tua la 3, vai. Basta, sono stancata di leggere più quello che c'è scritto sulle scatole. Ah, è una matita. È un casual nero. È un curl. Curl. Vabbè, è nera. Le crayon. Vabbè, è nera, ok. Okay, vabbè. Allora, siamo arrivati alla numero 6. Quindi vado ad aprire la numero 6, che poi tra l'altro questa è pure una travel size. Comunque, numero 6, eccolo qui. E troviamo mini. È un 5 ml Advance Genifique E, quindi è per gli occhi. Ed è una crema. È una crema attivatrice di giovinezza, però questa volta per gli occhi. Ok, vai, 7, giù. Eccola qua. Si sprecano proprio, però, veramente. Vabbè, Giova, considera che costa 85 euro ed è Lancome. Lancome, già voglio dire. Cioè, Lancome costa così tanto. Io ho il gel disinfettante di Lancome. Ah, sì? Sì, quello che ti uccide nella box. Ma, che poi se l'hai preso, vabbè, che poi me l'ho preso io. Quello è di L'Oreal. Vabbè, comunque, vai. Veramente? Sì, lo fai vedere. Ma L'Oreal Paris è anche Lancome Paris. Ma Lancome Paris. Come L'Oreal Paris, no? Sono tutte di Parigi. Vai. Vabbè, andiamo avanti. Sei fissata. Ogni tanto prende una fissazione. Eccolo qua, vestito di me. È per le labbra. No. Posso aprire e fare lo swatch? Sì, provalo, dai. Vedi il colore, anche se mi sembra uno di quei marroncini, c'è scritto il colore. Sì, vale a leggere qui sotto, cioè minuscolo. Che bello. È bello però. No, questo è bello. Non è come il rossetto che ho comprato, che non mi garbava tanto. Non fate caso alle mie mani un po' secche. È inverno. Bello. Allora, numero 8 ci abbiamo. Che ci faccio questo coso? Pesante. Questo è pesantino, Allora, La tua forza ti rende unica. Non posso permettermi di sporcarmi questa maglia, domani ci devo andare a scuola. Ma che stai facendo? Allora, Hydrazen è una crema idratante antistress. Questa l'ho utilizzata, mi piace come crema, però diciamo che non ho mai fatto tutta una cura utilizzando tutti i prodotti esclusivamente di Lancome, perché comunque vado ad utilizzare sempre prodotti diversi. Anzi, in questo periodo ho deciso di finire dei prodotti e poi di aprirne altri. Wow. È anche la cosa più logica da fare, effettivamente. Quindi è come dire, basta, questa volta ho deciso di leggere un libro e poi iniziarne un altro. Prima di finirlo e poi di iniziarne un altro. Sì. È come dire questo, però effettivamente. Allora, questa è da 15 ml. Vai, numero 9. Ok, non ci sta niente dentro. Forse. No, ecco, che cos'è? È un concealer. Ah, veramente? Sì, un concealer che è a lungo lasting. Lunga tenuta. E che ti ammorbidisce anche la pelle. No. Più dietro, ecco. Quindi è un prodotto make up. E il colore?
Cioè, vanno così un po' a caso. Nero. Numero 2. Vabbè, questo ve lo dico io, questi sono quei campioncini. Perché infatti non può essere venduto separatamente. Cioè, questo in pratica su quei campioncini che regalano proprio come prove. A volte mi è capitato pure con i fondi. Vabbè, comunque. Numero 10. Bello lungo. Intanto mi incanta, ma che è? Sto pensando alla mia foto di profilo di WhatsApp. Questo è un mascara Hypnose. Allora, considerate che io c'avevo da tantissimo tempo il mascara, chi mi segue sicuramente già lo sa, il mascara Monsieur Big, e non l'avevo mai provato, lo sto utilizzando e mi piace un sacco. Ho anche questo Hypnose, però anche questo ancora non l'ho provato, ora vediamo. Comunque mascara ne ho tantissime, perché appunto spacchettando tutti i calendari dell'avvento, e quindi ne ho tanti messi da parte che non utilizzo, cioè non, che non utilizzo, che ancora non ho provato. Perché molto probabilmente lo devi serapare. No, vabbè, pian piano, quando finiscono, anche se io tendo anche a comprarli, quello è il mio problema sostanziale. Comunque, numero 11, vai. 11. Già, ma la 13 dov'è? Ma scusate, c'è la 11, c'è la 12 e c'è la 14. Ma i capelli, appena fai. Non è che invece di aprire la 3 prima abbiamo aperto la 13 e poi abbiamo aperto la 3? C'è appena aperto la 13. Perché la giovane? Perché ce l'abbiamo aperta? Non lo so. Vabbè. Non lo so. Vabbè. Vabbè, questo è il siero, Advanced Genific. Vabbè, sì, prendetevi questo siero, basta. Perciò non avevamo aperto la 3. E perché abbiamo preso la 3? Cioè, ma siamo delle spacchettatrici di calendari proprio. Però le spacchettate 2 e 13, eh? No, io ho i numeri pari, amore mio. Tu c'hai i dispari, quindi l'errore è stato tuo. Vabbè, comunque. Non l'ho vista la stringe. La 13 l'abbiamo già aperta e onestamente non mi ricordo però cosa c'era dentro. Però avrete visto sicuramente durante il video cosa c'era dentro. Non ho visto la stringetta. Quindi non adesso le devo aprire tutte la e due. La striscetta, no. Oh. E allora ti apri la 12 e apro la 14, no. Giorno di San Valentino. Scusa. Devo aprirla prima io però adesso. Un'altra crema. Oh, però questa mi sembra una full. È un profumo. È una body lotion. La nuit trésor. La nuit trésor. La nuit trésor. Facciamo finta che sto. Già, ma metti qua, io mi nascondo dietro di te e tu lo metti dall'altra parte. Ok, quanti ml? È lo stesso profumo del profumo. 12. Allora. Numero 14. Ma quelli sono gli ml oppure i mesi? 50 ml. Invece questo dopo l'apertura 12 mesi, 12 ml. Vabbè, sì, come si scadesse. 14, bella grande, abbastanza pesantina. L'amore prende vita. C'è scritto. Senti il suo amore prendere vita. Vabbè, in francese è scritto l'amore prende vita. Ah, sì, sì. Ok. La mia domanda è il francese o l'inglese con la fidanzata adesso? Oddio. Allora me lo posso dire. Una full size del profumo La Nuit Trésor. Eccolo qui. Bellissimo. Mamma e figlia. Mamma e figlia, che bellina la usano, dai. Comunque veramente bello, dai, è stato sto calendario. Poi mi ha fatto proprio piacere spacchettare un calendario non a Natale ma durante l'anno. Il bello è che invece metterlo così, ce lo metti così, guarda, è al contrario, invece di appoggiarlo così, dai, vi faccio vedere la sua idea. Appoggiarlo così. Ok,
Ok, niente ragazze, quindi abbiamo spacchettato anche questo calendario. Io l'ho acquistato sul sito di Lancôme e vi ripeto, 85 euro, non so quanto valga alla fine. Non credo che vi metterò i prezzi di questi prodotti. Non siamo a Natale, quindi non vi metto. Giovanna, fai vedere il resto dei prodotti, magari li prendi. Comunque, ne sono usciti 14. E sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, perché gli altri due stanno dentro. Questo quindi, questo, diciamo, abbiamo trovato due prodotti make-up, poi... per il resto abbiamo trovato prodotti skincare, no, due prodotti make-up, no, ne abbiamo trovati di più. Abbiamo trovato il correttore, il mascara, la matita e il prodotto per le labbra. Poi abbiamo trovato due profumi e prodotti skincare, quindi la linea skincare. Che poi tra l'altro abbiamo trovato anche la crema per il contorno occhi, quindi diciamo che è abbastanza completo. Una crema da notte, una crema da giorno, il contorno occhi, quindi abbastanza completo. A me è piaciuto. Anche a me. Bello. Poi Giovanna si è fatta pure il profumo. No, tieni tutto il calendario. No, vabbè, io c'ho il grande, se vuoi il piccolino te lo puoi tenere. Tanto l'amore per tuo padre, di tuo padre anche per te. Grazie. Niente ragazze, quindi fateci sapere anche voi cosa ne pensate, se siete interessati a questo calendario. Vabbè, queste sono cose che dirà Giovanna, quindi io vi dico soltanto, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto nei commenti se vi è piaciuto il calendario, se lo compreste anche voi San Valentino. Mi dispiace per le persone che saranno single, vi compiasimo. Vi compiango, piangerò per voi. Scusatemi, com'era? Comunque c'è anche la festa dei single. Sì, sì. Quindi prima di San Valentino c'è quella dei single. Ma io me vi compiasimo, vi compiasmo. Vi compatisco, forse. Vi compiasimo, basta! Allora, penso che la frase che volesse dire Giovanna fosse compatisco, però ha inventato un nuovo termine, quindi Giovanna vi compiasimo. Mi compiacimo molto. E quindi cosa volevi dire? Se il video vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto nei commenti se anche voi comprereste questo. Comprereste. Basta! Sì. Basta! Mal di testa. Allora, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto nei commenti, mettete like. No, aspetta, no, spero, spero. Va benissimo così. Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale. No, no, mi stai rubando la scena, non va bene. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto nei commenti se anche voi comprereste questo calendario, se vi è piaciuto, e basta. E vi compiasimo. E comunque attivate anche la campanellina. Non c'è bisogno. No, non l'attivate. Comunque ragazze, noi vi mandiamo un bacio. Ma che è sta lingua? Mandiamo un bacio. Ci vediamo a Natale. Ci vediamo presto con un prossimo video. Non so quando vedrete Giovanna. Non lo so. Vi mandiamo un bacio. Ciao, ciao.